Lode a te, Gesù. Amen. Grazie, Gesù. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Come dicevo prima, abbiamo la gioia di avere con noi fratello Luigi Mendolico, pastore a Ravenna e a Pinarella, che adesso ci porgerà il messaggio della parola. Il messaggio sarà anche registrato e probabilmente verrà utilizzato anche, poi verrà anche ritrasmesso in un'altra circostanza. Fratello Luigi, Signore ti benedica. Grazie per aver accettato l'invito e Dio ti benedica. Prego, fratello. Amen. Sono felice anch'io oggi di essere assieme a voi, anche se un po' limitato perché la cosa è vero, si sa, virtualmente diversa che vedersi faccia a faccia, essere veramente di fatto preti. Ma è importante comunque che in spirito siamo legati a Gesù, perché così facendo siamo tutti uniti, siamo tutti uno in Cristo Gesù. Sono contento perché come voi ho la gioia di poter partecipare all'Evangelo della grazia. Ogni giorno poter andare alla parola di Dio, leggerla, meditarla e scoprire che è sempre nuova, sempre fresca, sempre attuale. E anche in questi momenti che non sono facili, però per il credente sappiamo che tutto coopera al bene. Il nostro sguardo è puntato sulle promesse di Dio, sulla fedeltà di Dio, sull'Iddio nostro che è onnipotente e al di sopra di ogni situazione, e lui ci ha detto che avremmo trovato in lui una fonte, un fiume non come il mondo lo offre, sporco, che non è vero posato, non è limpido. Il Signore ha tolto questo dalla nostra vita. Prima eravamo in confusione, eravamo in subbuglio e quindi l'acqua che bevevamo anche intorno a noi non ci faceva affatto del bene. Eravamo sempre più tristi, abbattuti, soli, senza conoscenza di Dio in questo mondo difficile, arido. Ma leggeremo adesso come il Signore ha trasformato la nostra vita, ha messo in noi, è vero, una fonte meravigliosa, che è quella di Gesù Cristo, che è un fiume d'acqua viva, ma la sua parola. La parola è una fonte inesauribile che sa soddisfare la sete del cuore, che sa anche soddisfare, è vero, la fame, il bisogno che ogni uomo ha, ma in particolare anche noi, come figli di Dio, abbiamo sempre bisogno di essere, perdonatemi un po', coccolati, rinforzati, è vero, sentire quella cura amorevole che ci dà forza proprio in questi momenti, ma in ogni momento difficile. Vogliamo leggere assieme nel Salmo 27, il Salmo 27, poi anche una parte di un altro salmo. Il Signore benedirà intanto la sua parola. Salmo 27, ci siete? Amen. Dio ci benedica. Il Signore è per noi, Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Scusate, Salmo 46, perdonatemi. Salmo 46. Si è spostata un po' la Bibbia qui, quindi c'è stato un po' di... Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono di mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano e schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti, c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance,
brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Amen. Salmo 91. Verso 1, verso 9 e poi dal 14 al 16. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia forza, il mio Dio in cui confido. Vediamo il verso 9. Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Più avanti, non leggo tutto ma lo conoscete, verso 14, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Gloria a Dio. In questi salmi viene evidenziato qualcosa che deve essere per noi il nostro vero cavallo di battaglia e soprattutto darci sempre, come dice l'Apostolo Paolo, non solo da vincere, ma essere più che vincitori. Perché il Signore, se leggete nel Salmo 91, dice poiché tu hai detto, cioè poiché tu hai fatto una scelta col tuo cuore, poiché tu hai deciso prima cosa di ascoltarmi, poi anche di permettere, per mezzo del mio spirito, di agire nella tua vita, e dato che tu mi hai conosciuto personalmente, allora sappi che io ho per te un rifugio sicuro, una pace sicura, una certezza sicura, e possiamo tutti dire che l'unico che ha potuto vincerci nel cuore e nella nostra vita è stato proprio l'Evangelo di Cristo Gesù. Nessuno poteva mai convincermi di peccato, ma lui l'ha fatto. Nessuno poteva mai trasformare la mia vita, ma lui l'ha fatto e lo sta facendo. Io penso che questo accomuna ciascuno di noi. E realizziamo sempre di più che Dio è non solo nostro e con noi, ma abbiamo letto che Dio è per noi. Per noi è un rifugio, perché noi crediamo in Lui, confidiamo in Lui, confidiamo nella sua parola che lo garantisce. Se leggiamo in Isaia, parlando di Gesù, viene detto, in Isaia 32, verso 2, quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio dall'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra rialza. Quindi per noi che abbiamo fatto del Signore un rifugio, è perché veramente il Signore ha fatto qualcosa di non più, non solo convincente, ma che ci ha proprio fatto realizzare una vita inaspettata e anche una realtà inaspettata, che quel Dio che era così lontano da noi, in realtà non era lontano, ma era vicino a noi e chissà in quanti modi, in quante maniere parlava ai nostri cuori. Ciascuno di noi conosce nella propria testimonianza la pazienza, la fedeltà, l'interesse di Dio nel farsi conoscere attirandoci a sé in un modo unico. Quindi ricordiamoci che Dio è per noi una forza, un aiuto, un sostegno. Con noi c'è un braccio non di carne, ma Dio, spirituale, non si vede ma si manifesta, non si vede ma per mezzo della fede il Signore opera. Anche oggi il Signore è con noi. Il Signore non solo è con noi, ma è per noi. E non solo è con noi e per noi, ma ci domanda cosa hai bisogno oggi da me. Io sono per te. Chiedi e tu troverai. Bussa, ti sarà aperto. Cerca. Sono qui per te. Abbi piena fiducia. C'è un altro salmo che dice, di Salmo 27, ho iniziato prima a leggere, dice così, l'ultimo verso, poi prenderemo qualche altro verso, dice verso
13 e 14. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore. Sii forte. Il tuo cuore si infranchi. Sì, spera nel Signore. Quindi noi come credenti abbiamo un grande privilegio. Cioè quello innanzitutto di essere stati fatti da Lui suoi figli. E quindi di poter dire papà, padre nostro. Ed è qualcosa di meraviglioso. In prima Giovanni c'è scritto, vedete di quale amore è stato largo il Padre. Capitolo 3. Regalandoci, dandoci una realtà potente di essere chiamati coi figli, e tali siamo. E il mondo non ci conosce, non capisce, e anche non ha comunione, relazione con noi. Ma noi che abbiamo relazione assieme con Dio, possiamo comprendere questa realtà. Possiamo comprendere veramente che Dio è per noi quale Padre, quale Signore, ma quale vita per tutto ciò che abbiamo di bisogno. Quando si parla di vita non solo materiale, ma soprattutto spirituale. E qui viene detto che è un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto. Quindi si parla di una condizione di bisogno che l'uomo ha sempre. E anche noi come figli di Dio abbiamo letto in quel Salmo 27, ah se non avessi avuto fede in te, di vedere la tua gloria, di vedere l'opera tua. E quindi noi abbiamo questa libertà. Gesù Cristo dice in Giovanni capitolo 1, che ci ha dato il diritto di diventare suoi figli, perché abbiamo accettato il suo figlio, perché abbiamo accettato anche la rivelazione che il figlio ci ha dato riguardo al padre. Nessuno ha mai visto il padre, ma il figlio è venuto per farcelo conoscere. Quindi noi oggi tutti assieme possiamo dire, per la conoscenza che abbiamo, coi suoi limiti, e vogliamo conoscerlo sempre di più, di essere certi che Dio è per noi, è con noi. Il Signore più volte, in quante maniere, ci dice di stare quieti, sereni. Ancora oggi Gesù, che è vero, il mio aiuto, il mio sostegno, nella mia situazione mi invita, come ha fatto all'inizio. Vieni a me Luigi, tu che hai travaglio, tu che sei aggravato, tu che hai questa battaglia, tu che ti trovi in questa titubanza, in questa sollecitudine, guarda a me, vieni a me. Dammi il tuo problema, il tuo carico, la tua situazione, perché nella scrittura si parla che noi come figli di Dio possiamo passare dei momenti dove siamo smarriti, come figli di Dio possiamo passare dei momenti dove spiritualmente anche siamo ammalati, siamo aggravati. Non pensiamo che dobbiamo scoraggiarci e abbatterci perché passiamo un momento difficile. Noi come credenti talvolta siamo sull'alto monte, ma talvolta siamo nella valle. Ma lo Spirito Santo, la parola di Dio, ci dice e ci fa realizzare, come dice Davide, che quando anche mi trovassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Quindi la certezza del credente è tenere sempre presente che non siamo mai soli. Come popolo di Dio, in questi momenti in particolare, Dio è con noi e vuole usarsi di noi. Dio è con noi e ci vuole fortificare, mettere, è vero, speranza e certezza ancora di più nella nostra vita, per poter essere utili proprio in questi momenti. Dato che Lui ci trasmette, è vero, un luogo sicuro, non siete mai stati in montagna, in un rifugio, magari stanchi, magari qualche tempesta, qualcosa, e grazie a Dio per questi rifugi, dove ci si può andare a scaldare, dove ci si può andare a rifocillare, dove si può riprendere le forze. E quindi si parla qui che c'è un luogo, c'è il luogo santo della dimora dell'Altissimo, un luogo spirituale. Allora c'era il Tempio, c'era, è vero, quella costruzione enorme fatta da Salomone, dove per la dedicazione il Signore che è venuto a manifestare la sua gloria, la sua potenza, per quella gloria, per la presenza di Dio, hanno dovuto tutti uscire. Perché il Signore, ancora oggi, è quello che è supremo ed è il Signore ed è colui che è l'unico in grado di poter renderci, dato che Lui è santo, santi. È l'unico che può renderci, dato che Lui è vero, è puro, puri.
La presenza di Dio per noi è una presenza che opera. Opera senza neppure che noi ce ne rendiamo conto. Gli altri lo vedono, gli altri testimoniano. Mosè, alla presenza di Dio, parlando con Dio, ascoltando Dio, era il suo volto raggiante, risplendente. E non solo, in Seconda Corinzi c'è scritto che noi tutti contemplando la gloria del Signore, l'azione del Dio che è Spirito, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di grazia, di gloria, in gloria, secondo l'azione dello Spirito Santo. Quindi per ciascuno di noi ricordiamoci che sebbene siamo, è vero, non in chiesa, non nel consueto dove noi ci ritrovavamo, però assieme oggi siamo in questo luogo, cioè siamo alla presenza di Dio. Ci crediamo che siamo alla presenza di Dio? Oh, il Signore ci accoglie in Cristo proprio nel suo Tempio. Gesù è lì, prega per noi, intercede per noi, ma anche ci ascolta, ci risponde, interviene. E là perché Lui è in cielo, in terra, in ogni luogo, è con noi qui. E grazie a Dio, perché io lo sento nel mio cuore, penso che anche tu. E quindi alla presenza del Signore, teniamo conto, è vero, ci sono, è vero, la terra che si sconvolge, i monti si smuovono in mezzo al mare, le acque rumoreggiano, schiumano, si gonfiano, quante situazioni che ci fanno tremare. Anche per questo virus tremiamo perché umanamente parlando ci preoccupiamo, abbiamo anche delle sollecitudini, dei timori, è normale. È normale perché siamo uomini, è normale perché siamo limitati ancora. Ma però qui dice, noi non temiamo. Perché non temiamo? Non temiamo perché abbiamo realizzato che il Signore nel passato, come dice Salmo 90, è stato il nostro rifugio nel passato. Primo verso. È stata la nostra forza. E ancora dice quel Salmo che noi questa testimonianza, dice Mosè, dobbiamo e vogliamo, dice il Signore, fai che possiamo trasmetterla ai figli dei tuoi figli. Io desidero assieme a voi che in questa circostanza, in questi momenti, il Signore possa benedirci grandemente, liberarci, sostenerci, fortificarci, affinché rimanga un messaggio per coloro che ci appartengono, che sono nostri, ma anche per quelli che abbiamo modo di contattare in questi momenti. Fratelli, c'è questo fiume che è per tutti, è per coloro che ancora magari nelle famiglie, non lo so, non conoscono Gesù. Magari si trovano ad essere magari nel rimorso, nel peccato, oppure in situazioni che sono povere davanti a Dio e loro neanche lo sanno. Vi ricordate, la donna del pozzo, Gesù si trova lì vicino a lei e gli parla di quell'acqua viva che era lui. Un'acqua disponibile per lei. Lei non ha afferrato subito, ma poi il Signore ha potuto spiegargli, ha potuto manifestare innanzitutto l'apertura verso di lei, la disponibilità, il tatto, perché il Signore, vero, con questa donna ha saputo come parlare al suo cuore. Quindi la certezza che abbiamo realizzato, la forza che abbiamo realizzato, ci serve proprio per trasmettere agli altri la conoscenza di chi è Dio. Fratelli, noi possiamo dire l'Eterno ha fatto cose grandi per noi. Sì o no? Non lo possiamo dire? E lo ha fatto in un modo che ancora oggi ci fa stupire, l'opera del passato ma anche del presente. E quindi siamo certi che nel futuro, anche se la terra succede qualsiasi cosa, però siamo in realtà molto più grande. Ed è quello che alla presenza di Dio possiamo trovare consolazione, possiamo trovare quel cibo adatto, quella cura adatta. Sapete, la scrittura ci parla di pane e di acqua, alimenti semplici. E ci parla anche, dice, che spiritualmente questo pane semplice ma necessario e anche che sa soddisfare è Gesù, è il Signore, la sua parola, il suo amore, la sua presenza. Quindi domandiamoci oggi, è per noi Gesù veramente il nostro rifugio? Ci stiamo nascondendo con le nostre talvolta miserie, con le nostre difficoltà di fronte? Non avete mai visto i bambini che si nascondono dietro i genitori perché ci sono delle difficoltà? Perché hanno fiducia dei genitori.
sanno che possono trovare riparo, è vero? E così, ancora di più, noi vogliamo accostarci al nostro Signore. Perfino Gesù, nel momento nel Getsemani, c'è scritto che pregò più intensamente, perché sapeva che le forze le poteva attingere solo da suo Padre, dal suo Dio. E quindi c'è questo fiume, c'è questo luogo. È un luogo spirituale, fratelli, viviamo sempre di più con questa consapevolezza che il regno dei cieli non è fuori, ma è dentro di noi. E quindi noi siamo il tempio di Dio, serve di dimora al suo spirito. E quindi se il Signore si trova dentro di noi, c'è scritto, abbiamo letto, che noi non potremo vacillare. Perché? Perché Lui ci soccorre. Perché Lui interviene al tempo opportuno. E certe volte, perdonatemi, ma dimentichiamo i grandi benefici che il Signore ci ha dato nel passato alla sua presenza. Ammettiamolo. Tante volte ci facciamo prendere da quello che è lo spavento di adesso, i problemi di adesso, senza tener conto che l'Iddio del passato è l'Iddio di adesso. Senza tenere conto che i pensieri di Dio sono pensieri buoni, per un avvenire sicuro, sto per concludere, un avvenire che è una certezza. Pensate, il Salmo 27 dice: il Signore è la mia luce, la mia salvezza, di chi temerò? Anche qui si parla di riparo, si parla di luogo sicuro, il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Qualsiasi, è vero, sia la situazione, qui dice: il mio cuore non avrebbe paura, anche se infuriasse la battaglia, anche se, perché io sarei fiducioso, sto parafrasando quello che c'è scritto nel Salmo 27. Ma c'è una cosa che dovremmo noi sempre avere, un'attitudine, una cosa ho chiesto al Signore, è quella ricerco, abitare in quel luogo, nella casa del Signore, tutti i giorni della mia vita, per contemplare, soffermarmi, la bellezza, l'unicità, la meraviglia di chi è il mio Gesù. Se leggete nel Cantico dei Cantici, quando c'è una figura un po' del rapporto della sposa, la promessa sposa è Cristo, a un certo punto dice tutto il suo essere è un incanto. E ne parla anche alle sue amiche, e vogliono anche loro seguire. Cioè, è importante per noi, più stiamo alla presenza di Dio, siamo fortificati nelle nostre fragilità, e più saremo degli strumenti di consolazione per gli altri. Perché in quel luogo, nella dimora sua, vi è consolazione, ristoro. Dice che il Padre nostro è l'Iddio di ogni consolazione, che sempre interviene, sempre ci consola. Ma quello che Lui fa serve per qualcosa di importante e necessario, affinché noi possiamo essere nelle sue mani degli strumenti di consolazione per altri. Quel fiume che il Signore ha messo dentro di noi è quello che sgorga da noi, con le nostre insufficienze. Certe volte ci rendiamo conto di venire meno, ma c'è scritto nella parola di Dio, in Prima Giovanni capitolo 2, che quando anche noi veniamo meno, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, che è lì proprio per le nostre difficoltà, per le nostre mancanze. Quindi ricordiamoci che il Signore è per noi, siamo la sua presenza e Lui è per noi, Dio è con noi, il Signore degli eserciti è con noi, è il nostro rifugio ed è quello che è in grado di fare cessare ogni guerra. Qui parla anche di quello che sarà in futuro, è vero, nei riguardi di Israele, nei riguardi di quello che succederà poi, ma qui dice che Egli fa cessare, anche oggi. Se c'è qualche difficoltà, se c'è qualche amarezza, se c'è qualcosa che non va, come nelle acque di mare, lì un legno è stato messo in quelle acque. E quel legno ci parla di Cristo Gesù, ci parla del suo sacrificio, ci parla della bellezza del suo amore, della sua giustizia, della sua santità. E possa il Signore oggi incoraggiarci, a fermarci alla sua presenza e permettere alla sua parola di guidarci, di istruirci secondo quello che è il momento, come agire al momento, come fare
per le situazioni che si possono presentare. Io non so la tua condizione, la tua situazione. Non so se ti trovi essere sbattuto nella tempesta. Non so se invece ti trovi sull'alto monte, ma Dio lo sa. Ma comunque tu ti trovi, la scrittura ci dice il mio cuore, mi dice da parte tua, Salmo 27, cercate il mio volto, cerca il mio volto. E concludo proprio con questo, alla presenza di Dio. Verso 8 del capitolo del Salmo 27, il mio cuore, quello rigenerato, mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, non nascondermi il tuo volto, non respingere con dire il tuo servo, tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza, quando anche mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Tutto questo alla presenza di Dio, lì in quel luogo. O Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto. Non darmi in balia dei miei nemici. E più avanti dice, come ho detto prima, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi, spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nel Signore. Fratelli, Dio è per noi. Dio è il nostro rifugio, Dio è l'ancora della nostra salvezza, la sua parola, il suo amore, la sua santità, la sua presenza. Cerchiamo di coltivarla sempre di più nella nostra vita, perché ciò che veramente abbiamo di bisogno è realizzare sempre che Dio è con noi sulla barca quando c'è la tempesta, è con noi quando nella barca non abbiamo preso pesci tutta la notte, è con noi, insomma, nella nostra vita, nella Chiesa, quando succedono tante situazioni. Dio è con noi e Dio è per noi. Coraggio, teniamo forte, invochiamo il nome del Signore e noi saremo sempre, toccheremo sempre con mano che Lui ascolta i gridi del nostro cuore. Lui asciuga le lacrime del nostro cuore. Lui vede in profondità quello che noi neanche sappiamo. È quello che gli altri non possono sapere, neanche comprendere. Possa essere questo un incoraggiamento a rilassarci, a confidare pienamente in colui che dice io sono lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Anche oggi, adesso, possiamo invocare il suo nome ed egli sicuramente ci libererà, ci soccorrerà, perché ci ama. Amen. Amen. Il Signore ci benedica. Amen. Gloria al Signore. Amen. Gloria al Signore per la sua.